Parliamo adesso dell'articolo 605, cioè il sequestro di persone. Leggo solo il primo comma perché rappresenta il fatto tipico, poi vedremo tutti gli altri commi relativamente alle aggravanti e alle attenuanti. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da 6 mesi a 8 anni. Questo è il cuore del delitto di sequestro di persone. Il bene giuridico protetto è la libertà personale, in senso di libertà di locomozione e libertà di movimento. Soggetto attivo può essere chiunque, quindi il reato comune. Soggetto passivo pure può essere chiunque. Dobbiamo aggiungere che, per quanto può sembrare strano, soggetto passivo può essere un soggetto che già trova la sua limitazione, già è limitato nella sua libertà personale. Pensiamo ad esempio di un detenuto, quindi che già è limitato nella sua libertà personale, che venga sottoposto a violenze da confronti da parte di un altro detenuto che lo faccia muovere ancora di meno, sostanzialmente. Quindi anche qui avremo un soggetto passivo particolare, anche perché già è limitato nella sua libertà personale, avremo sequestro di persone. Dolo generico. Aggiungiamo che qualche volta, se il dolo ha particolari scopi, cambierà proprio il titolo di reato. Se per esempio il sequestro di persone è fatto a scopo di estorsione, allora avremo sequestro di persona a scopo di estorsione. La condotta tipica. Vediamo che dice il 605 primo comma. Chiunque priva taluno della libertà personale, ma non dice come. Quindi è un classico reato a forma libera, quindi può essere fatta con violenza, con minaccia, ma anche con inganno. Qualche autore dice anche con omissione, anche se sinceramente la vedo più difficile un'ipotesi di questo tipo. È sicuramente ammissibile il tentativo. Altro problema, benissimo, limitazione della libertà personale, ma per quanto tempo? Se il tempo è brevissimo, pure avremo sequestro di persona. Alcuni autori pensano che in realtà che se la limitazione della libertà personale avviene per un tempo brevissimo, poco apprezzabile, non avremo sequestro di persona. Però la Cassazione non la pensa diversa, la pensa diversamente. Infatti, nella sentenza del 2005, numero 6488, ritiene che anche un breve lasso di tempo porta alla consumazione del reato. Adesso vediamo le aggravanti dei successivi commi, secondo e terzo comma. Il secondo comma. La pena della reclusione da 1 a 10 anni se il fatto è commesso in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge, da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. E qua niente di particolare. Poi c'è il terzo comma che è più interessante. Se il fatto di cui al primo comma, cioè il sequestro di persone, è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da 3 a 12 anni. Se il fatto è commesso, aggiungiamo noi, nei confronti di un minore, in presenza di talune circostanze del secondo comma, per esempio, chi è sequestrato è il discendente del sequestratore, il figlio per esempio, ovvero un danno di un minore degli anni 14, o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da 3 a 15 anni. Allora, continua l'articolo. Sicuramente c'è un aggravamento di pena perché sequestrato è un minore, abbiamo visto tutte le ipotesi, però non dobbiamo pensare che questa ipotesi ricorra solo nel classico sequestro del bambino, insomma, si abbia per situazioni particolari e via dicendo. Questa ipotesi qua c'è anche quando i sequestratori, anzi il sequestratore è uno dei genitori del minore stesso, e questo è un caso che accade frequentemente nella pratica. Perché sappiamo che ci possono essere dispute circa l'affidamento dei figli e magari il coniuge non affidatario rapisce, quindi sequestra il figlio e si avrà questo aggravamento di pena. E magari lo porta anche all'estero, cosa che succede sia per sfuggire, diciamo, alla giustizia italiana, a volte accade anche perché uno dei genitori non è italiano e quindi lo porta all'estero presso di sé, così sta più sicuro, almeno penso. Ancora l'articolo continua. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato, si applica la pena dell'ergastolo. Questo è un particolare tipo di omicidio, e quindi di omicidio doloso, ovviamente. E quindi, quando si verifica questa ipotesi, avremo un reato complesso, perché avremo il sequestro di persona ed omicidio. E quindi non si applicherà l'ipotesi dell'omicidio comune. Abbiamo poi una serie di attenuanti, che però, stranamente, riguardano solo il caso di sequestro di minore. Continua l'articolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente. Numero 1. Affinché il minore riacquisti la propria libertà. E quindi si tratta di una sorta di recesso attivo. Numero 2. Per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti. E
e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati. Questa pure è un'attenuante speciale, somiglia molto a quella dell'articolo 62, numero 6. 3. Per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore, dobbiamo dire che deve evitare la commissione, quindi non si tratta di una semplice collaborazione, insomma una collaborazione che poi punti a un risultato, affinché si abbia la possibilità dell'applicazione di quest'ultima attenuante.